che dice, per non parlare poi dell'ignoranza riguardo alle loro stesse pratiche riferite agli psichiatri. Quanti errori diagnostici hanno portato in questi luoghi a somministrare farmaci sbagliati che hanno avuto effetti devastanti, con un punto interrogativo. Questa è una prima considerazione che pure è una considerazione reale, secondo me, e lo dico da psichiatra, da persone che ogni giorno nei servizi, compresi gli SPDC, si confronta. 10:10 del mattino. Il 26 maggio, scrive Magda nel libro, secondo le lunghe lancette bianche dell'orologio di fronte, un grappolo di persone in camice bianca mi scruta dall'alto. Una donna parla ad alta voce mentre gli altri ascoltano, tutti in piedi intorno al mio letto. Deve essere la visita mattutina di routine. Ora pensate che una persona ricoverata in un SPDC significa una persona che sta attraversando sicuramente un periodo di crisi, un periodo di malessere profondo, di angosce, un periodo comunque di sofferenza psichica importante. E vi pare che una banalità, che un gruppo di medici con il primario in testa e casomai qualche altro dirigente medico e la caposala col carrello, fanno quello che in medicina si chiama il giroletto, per dire una cosa molto banale. Vi pare che affrontare le angosce di quella persona in crisi, che in un momento è ricoverata in una stanza, che non sono mai singole, nelle migliori delle ipotesi sono a due, ma ci sono poi stanze che hanno tre, quattro persone dentro ricoverate e stanno nella stessa stanza, vi pare che queste cose si possano affrontare con il giroletto, così come il cardiologo fa denutare il paziente, mette lo stetoscopio, ascolta, fa la visita, fa eccetera, che lo può fare anche, diciamo, con una tenda di separazione nella stanza con più persone, e affrontare delle questioni che sono esistenziali, personali, eccetera, farlo attraverso il giroletto, attraverso questo rito medico, un rituale che dal mio punto di vista è semplicemente di pratica da un lato e di comodità, neanche di affermazione di un potere del camice bianco con tutta la sua struttura che si presenta all'interno di un SPDC per fare il giro letto delle persone, anziché parlare con le singole persone in una stanza, in ambienti più riservati, più accoglienti, più distensivi, e affrontare casomai i problemi propri delle angosce, delle cose eccetera. Ora, questi due temi, il rapporto della psichiatria con la giustizia e il problema è la domanda che poi in qualche modo risuona dentro una domanda che nel 67 si faceva Franco Basaglia, il titolo di un libro, che cos'è la psichiatria? E che cos'è la psichiatria significava proprio andare a rivedere anche nei fondamenti, quando la psichiatria è nata, qual è stato il suo mandato, che sicuramente era un mandato di tipo medico di cura, diciamo, in qualche modo, ma era lo stesso tempo di controllo sociale, perché non ve la faccio lungo su questo perché non è il tema dell'oggetto, però la stessa nascita della psichiatria contiene in sé questo. Detto questo, però, le persone che stanno male, che stanno in crisi devastante delle volte, e che hanno bisogno che qualcuno, in termini di cura, in qualche modo possa assumersi la responsabilità sotto un rigido, come dire, controllo e protocollo di tutela dei diritti. E guardate, il trattamento sanitario obbligatorio, come è regolamentato in Italia, che un medico faccia una valutazione, un altro medico, e quindi una proposta, un altro medico faccia una convalida, che tutti e due questi vanno davanti a un sindaco, al sindaco del comune, che è la massima autorità giudiziaria, che emette un'ordinanza di TSO. Una volta fatto questo, una copia dell'ordinanza del sindaco va dal giudice tutelare, che entro 48 ore dal momento in cui riceve questo, il giudice può intervenire e dice: questo TSO non mi convince. Non è che capita spesso, nella stragrande maggioranza dei casi non capita, in qualche occasione è capitato. Dopodiché io credo che una forma di tutela, non lo so se può esistere maggiore di questo, ma attraverso tutti questi passaggi e questi gradi, io per esempio lavoro a Pistoia e c'è il giudice tutelare di Pistoia, un
giovane magistrato che è arrivato da poco, che io quando la prima volta che ha scritto una nota sono andato di là a stringergli la mano al tribunale, perché lui ha detto: guardate, voi avete fatto un TSO, bene, io su questo TSO non mi basta stato la diagnosi, stato di agitazione psicomotoria, necessità di cure urgente eccetera, per cui questa persona gli viene tolta la libertà e va in SPDC, voi mi dovete fare una relazione dettagliata, che cosa avete fatto prima perché non si arrivasse al TSO, se era una persona a voi non conosciuta, che cosa avete attivato, che rete intorno avete attivato di persone, di situazioni eccetera, per scongiurare un TSO, e poi mi fate tutta una relazione dettagliata, e la pretendo ogni volta che c'è un TSO. Ora, e concludo perché vorrei passare la parola poi agli autori, in primis a Magda, per raccontare poi di persona questa cosa della sua esperienza in questo reparto di psichiatria. E noi vi dico questo: noi abbiamo il dipartimento, ve lo do come dato, questo dove lavoro io, abbiamo due zone per un totale di 290.000 abitanti. L'unità operativa che, oltre a fare il direttore del dipartimento, l'unità operativa che dirigo, dove c'è, diciamo per capirci, faccio il primario e c'è anche un SPDC, ci sono 130.000 abitanti, e quest'anno fino ad oggi abbiamo fatto 3 TSO. Negli ultimi 3-4 anni abbiamo fatto una media dai 6 agli 8 TSO annui. Questa è la media, per dire che il TSO poi c'è anche un abuso, perché io conosco di storie di SPDC dove i TSO sono più dei ricoveri ordinari, un altro po' per dire una cosa un po' in eccesso. Per cui in questa cornice io vorrei, e sono anche curioso di ascoltarlo dalla viva voce, l'esperienza di Magda. Grazie, buonasera. Innanzitutto per essere qui a parlare di questo libretto che è uscito ormai un anno e mezzo fa per l'editore Sensibili alle Foglie, e che è una testimonianza diaristica di questa esperienza che ho avuto al reparto psichiatria della regione in cui vivo. E non solo per parlare di questo libro, devo dire, sono felice di essere qui, ma anche per un po' il tema che è stato il filo rosso, da quello che capisco, io sono arrivata oggi, però da quello che ho letto, che è la presunzione di incuoribilità e di strumenti terapeutici quali possono essere la scrittura autobiografica. Iniziando dal libro, non ha certo un carattere di romanzo questo libro, è la testimonianza di carattere così personale di questa esperienza in SPDC, che però ha un andamento come circolare, quindi compiuto, se vogliamo, partendo dalla prima parte in cui c'è la premessa, ciò che mi ha portato in SPDC, quindi lo stato di sofferenza psicofisica in cui versavo quando sono stata ricoverata, e per amor di verità non fu un TSO, come poi fu titolato il libro, ma fu un TSB in quanto firmai volontariamente. E una seconda parte in cui descrivo i 7 giorni di reale convivenza con i miei compagni di repartino, e si conclude con una terza parte in cui rifletto per quanto mi era possibile sulla farmacologizzazione, sulla presa in carico da parte dei servizi al momento delle dimissioni. Ciò che mi portò a vivere questa esperienza, e fu chiamata esperienza dissociativa, episodio psicotico, è stato merito del libro, anche della scrittura, quindi in termini di strumento terapeutico, se ho potuto coniugare questo momento di estrema emotività e di estrema fragilità con una ricerca fatta posteriore, una ricerca necessaria alla stesura di qualsiasi testo scritto, e per cui ho potuto coniugare l'elemento emotivo e l'elemento cognitivo per arrivare a una interpretazione non solo subita da parte di altri, in questo caso dei medici curanti, ma alla ricostruzione di un ventaglio di possibilità, nella fattispecie
che un religioso avrebbe potuto chiamare stasi mistica, che uno scienziato avrebbe potuto chiamare esperienza di diverso stato alterato di coscienza, che uno psichiatra può chiamare esperienza dissociativa. Ecco, non è tanto importante il nome a cui lo si dà, ma quanto importante per me è stato questa operazione di mettere insieme e coniugare tante diverse possibilità che dentro di me poi possono accumularsi, di cui io posso scegliere anche in momenti diversi quella a cui aderire di più. L'importanza della scrittura per me nell'immediato, nel momento immediato del ricovero, è stato sicuramente il superamento della noia e della bruttezza del luogo. E si parla di un SPDC in Lombardia dove spesso i repartini non applicano così le buone pratiche. E la noia, superamento di questa noia con una penna in mano, mi ha potuto, così, di cui intuivo, in un momento in cui intuivo l'importanza per una memoria di tipo, in quel momento passivo certamente, anche se stavo scrivendo, ma di una potenzialità futura di una memoria di tipo più attivo, e quindi di ricordo di quello che avrei potuto perdere, visto che di memoria io ne ho poca già in generale, ma di ricostruzione a posteriori, andando ad aggiungersi all'emozione che vivevo in quel momento. Il beneficio, quindi il benefit nel momento immediato, è stato quello. Nel dopo è stato sicuramente questa operazione di ricostruzione, di riilluminare tutto quello che avevo vissuto in modo, in quel momento ovviamente istintuale, con tutti i processi di rabbia, di colpevolizzazione, di tutto quello che avviene quando una persona subisce un TSO. E quindi tutto questo lavoro che ho messo insieme ed è confluito in questo libretto, che per chi abbia voglia di leggere è lì pronto a essere così esaminato sotto la lente di ingrandimento. Ma in seguito il benefit maggiore è stato ovviamente lo scambio che è derivato dalla pubblicazione di questo libro, lo scambio con altri pazienti, con dottori, con persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi proveniente, qualsiasi esperienza, che mi ha aperto dei mondi senza il quale non avrei potuto mai così varcare, e che forse io ho aperto a loro, chissà. Dicevo, l'importanza della scrittura. Io parlavo nell'altra occasione, scrivevo a Luca Negrogno di questa cosa. Sicuramente per me è stato di beneficio, a patto di così voler un po' smitizzare, sfatare questo pensiero mitologico e magico della scrittura come assolutamente catartica, senza se e senza ma. Questo così mi sembra, innanzitutto perché studi scientifici, mi viene in mente sempre i soliti americani che studiano di tutto, c'è uno studio di Pin Baker e poi altri studi che sono iniziati 20-25 anni fa, analisi comparate, meta-analisi, proprio sulla potenzialità pratica, pragmatica e costruttiva della scrittura in pazienti sia clinici, psichiatrici, che in pazienti per malattie fisiche. E da qui sono venute cose fuori, risultati e cose non scontate, per cui a parte le differenze in diversi gruppi di studio, nei gruppi di controllo che ne sono emerse, è proprio venuto fuori come la maggiore validità di un lavoro di questo tipo di scrittura, per così non solo uscire dal proprio coinvolgimento, dalla propria esperienza, sono quelle espressioni che coniugano l'emozione con il lavoro cognitivo. E quindi, se posso così, se lavorassi in un servizio di diagnosi e cura, indirizzerei una qualsiasi terapia offerta agli utenti, le indirizzerei verso un contesto il più formale possibile, ove sia possibile. Per formale intendo
intendo quei tipi di narrazione che non rimangono fermi alla diaristica, al puro diario, quindi all'espressione delle proprie emozioni nel presente, ma che provano a dare una forma compiuta, anche se non vera, anche coniugando il vero e verosimile, ma in cui entra qualcos'altro oltre che la propria emozione, che siano riflessioni o che siano esperienze altrui. E quindi da questo studio e dalla mia esperienza soprattutto, mi sentirei di propugnare questo per evitare il rischio che questo strumento validissimo possa diventare e ribaltarsi nel suo opposto, cioè nella solita proposta terapeutica fotocopia di quanto possono essere i farmaci stessi o qualsiasi attività che non riscontri, non vibri con un senso della persona. Il concetto di recovery di cui sento parlare in queste settimane, di cui ho letto spesso ultimamente, di cui parlano in giro per il mondo e fortunatamente, penso che sia il punto zero della discussione arrivati a questo punto della storia della malattia mentale. Io penso che tutti i discorsi sulle migliorie che possano essere apportate, sugli strumenti che possano essere offerti come ventagli terapeutici, debbano venire dopo il concetto di cui leggevo il dottor Starace presentare nella locandina, credo fosse, di questa MAT, settimana della salute mentale, quindi la non rinuncia alla prospettiva di guarigione. Questo è imprescindibile, in quanto qualsiasi elemento venga da questo può virare veramente al positivo, alla cronificazione, come si dice. Lo statuto vittimario, che è tipico di alcune narrazioni che giustissimamente, anche comprensibilmente, escono tipicamente da questo tipo di narrazioni, sono secondo me assolutamente da cercare di evitare, o perlomeno da inglobare in una prospettiva, in una riflessione molto, molto più ampia rispetto alla unica propria esperienza. Ad esempio, quando le persone mi chiedono di TSO, io potrei anche dire, come scrivo qualche giorno fa, potrei anche non interessarmi dello stigma o delle persone che mi additano per strada o delle condizioni malsane dell'SPDC di, non dico la città lombarda che mi vide compagna, deve interessare soprattutto la limitatezza del momento in cui queste cose avvengono, per quanto ovviamente sia necessario che il meglio venga, il meglio dell'ingegno umano applicato alla psichiatria, alla psicologia, a tutto quanto concerne la cura della salute mentale, venga effettuato certamente, ma potrei anche farne a meno, lo dico in modo provocatorio, in modo paradossale, ma potrei anche farne a meno. Non posso fare a meno però di questo concetto della provvisorietà di qualsiasi esperienza umana che ha un inizio e una fine. Ditemi qualcosa di umano che non abbia una fine, quando ha un inizio, e senza cui qualsiasi altra strada, altro scamotage, altra proposta di legge, altro aggiustamento di decreto, secondo me è destinato a rimanere sempre nell'oblio delle opinioni, delle litigate, dei buoni propositi, delle buone intenzioni. Senza questo concetto di recovery, che vedo ormai in ambito europeo, Lehman in Germania, le associazioni europee, tantissime persone iniziano a prendere veramente e a mettere sul piedistallo come discorso primario nella salute mentale, è una sine qua non.
Sulla cartella clinica, come venne scritto a me, come tutti sappiamo, viene sancita la data di inizio della malattia, anche se sappiamo tutti è il momento dell'eclatanza, dell'emergenza, ma va bene così. Ovviamente qualsiasi disciplina, qualsiasi scienza ha bisogno di categorizzare in termini di tempo e di spazio. Quindi non c'è nulla di male in questo. Non c'è nulla di male neanche nel fatto che il mio dottore o un dottore ipotetico non scriva mai la parola fine. Va bene anche questo, perché se prendiamo per buona la definizione di recovery come non certo pensiero magico di guarigione assoluta e sempiterna, ma come di una ripresa intermittente, un star bene o non star male, come tutti quanti e come gli umani non possono che essere. Se prendiamo per buono questo, che cosa rimane? Rimane quello che veramente conta, quindi una visione universale, compassionevole della vicenda, della sofferenza umana, che se non vista solo attraverso la lente vittimistica del contesto sfavorevole, certo, che può essere più o meno sfavorevole, ma l'importante è che non rimanga a quel livello della colpa a cui a volte a me sembra, io non sono paziente, non sono dall'altra parte della barricata, ma a cui mi sembra tenda troppo spesso gli psicologismi, gli psichiatrismi, sono è proprio questo elemento di soffermarsi abbastanza, ma anche abbastanza troppo sul contesto, sulla complessità della provenienza del soffrire, e non abbastanza sull'assunzione di responsabilità, ma non perché è una bella cosa, una bella parola, ma perché proprio non rimuovendola, ma guardandola, questa bruttezza, questa sofferenza, e quindi distogliendo l'attenzione da questa, non c'è possibilità di uscita, c'è possibilità solo di avere dei palliativi che così sono peggio di assolutamente di quel, sono una fulfilling prophecy, come si dice, una profezia che si autoavvera. In quanto così il subire gli eventi, subire il trauma rischia di diventare veramente la storia della mia vita, è questo trauma, ma la storia della mia vita, io non sono questo libro, io non sono questa vicenda, io ho vissuto questa vicenda come tante altre vicende, e mi sembra che anche dal punto di vista concettuale chi può negare il fatto che come dire, per usare una metafora più semplice, un giorno uno è in tuta da ginnastica e scapigliato, e il giorno dopo è tutto tirato a lucido, no? La naturalità dell'essere umano, e senza la presa di così cognizione veramente pervasiva e massiva e penetrante in tutti gli ambienti, di tutte le direzioni, di tutte le scuole, non si possa progredire di molto, cioè si rimane sempre lì, al dibattere su che cosa fare dopo, e questo rimanere lì secondo me è quello che proprio c'è di criminale veramente poi nella pratica psichiatrica. Il criminale non sta nell'operatore così frustrato anche lui che somministra la dose quotidiana di farmaci, ma il pensiero criminale è quello che sta veramente alla base di questo, di questo non continuum di esperienze, di questa presunzione di inguaribilità a cui sembra che così, contro cui non ci si possa fare nulla da una parte né dall'altra. Io penso nel libro. Ci sono alcuni flashback di situazioni del passato in cui io non avevo ancora avuto nulla a che fare con la psichiatria in modo diretto, gli accadimenti risalgono al 2009, quindi a 4 anni fa, parlo di flashback di 20 anni fa, per esempio, in cui
in cui descrivo la situazione di una cognata non consanguinea alle prese col sistema di salute mentale americano di una città americana, quindi dello psichiatra che arriva con la borsetta con l'elettroshock di 40 anni adesso a 60 anni, all'epoca quando iniziò a avere i primi episodi di malessere ne aveva appena insomma 16, la tipica età adolescenziale in cui poi da cui poi si arriva a elaborare diagnosi di schizofrenia e quindi di così lasciate ogni speranza voi che entrate. Questo è criminale perché questo pensiero che sta dietro c'è un inizio ma non c'è la fine, è questo davvero che non può che rimanere uno stallo, farci rimanere tutti quanti, perché veramente qualcuno diceva a cena prima davanti a un buon risotto al vino, insomma tanto buono non era, ma era accettabile. Questa possibilità, che questa potenzialità in negativo, in positivo che tutti abbiamo, e dico in negativo perché ovviamente non augurerei nessuno di passare per un SPDC in TSO, ma anche in positivo perché, come banalmente si suol dire, solo guardando verso il burrone che hai possibilità di salvarti e non guardando su all'uccellino bello e colorato che passa. E per cui questa esperienza, alla parte diciamo più specificatamente letteraria che ha preso, la via della scrittura che ha preso, mi è servita proprio dal punto di vista personale perché mi ha obbligato a confrontarmi con quello che altrimenti avrei derubricato a casualità, ad accidente, a colpa della zia, del micio, della società, dei politici, di tutto quanto. E mi ha obbligato a guardare, a guardarci bene dentro e a vedere quello che gli altri vedevano in me. A me è capitato spesso, ad esempio, in incontri analoghi a questo, un dottore o insomma tipicamente dottori che mi approcciano e dicono: ma tu non mi sembri borderline, questa è la mia diagnosi ufficiale. E io rispondo: no, io invece non per un orgoglio, un borderline pride, un orgoglio della malattia, assolutamente no, e questo trovo sia folle, elevare la follia in modo confuso a merito e a confondere la persona che soffre con l'opera anche meravigliosa che può produrre, perché la persona viene sempre comunque prima dell'opera, anche solo a senso elementare logico. E quindi dico: io ci tengo alla mia diagnosi, ma non perché si dice così, si scrive così ed è così, anche sì, è così, stavo malissimo, accidenti. Certo avrei preferito trovare altra accoglienza e altro tipo di empatia, però ci tengo perché il negare il fatto che io sarò borderline è importante per non negare né una parte di me stessa né quello per cui, se lo negassi, veramente finirei nei guai che non sono i guai diagnosticabili, ma sono i guai quelli che confluiscono in una situazione di cecità rispetto a se stessi da cui è veramente difficile uscire. Io penso, dalla mia esperienza, che il cambiamento così non sia una parola magica, non sia neanche un obiettivo. Io credo che non si cambi, che la nostra struttura sia quella che è, deriva da quello che deriva, e pertanto l'unica veramente possibilità evolutiva è accettare che questo cambiamento non sia possibile, e all'interno di questa accettazione del non cambiamento trovare i margini interni per l'essere al meglio di quello che si è, perché altrimenti parliamo del tutto, parliamo di niente. Quindi questa chimera del cambiare con una bacchetta magica
che così a volte in tutti i campi viene propugnata, voglio dire, neanche i personaggi dei romanzi evolvono così perché passano e scorrono i capitoli, evolvono sempre comunque per epifanie, per quelli che sono chiamati climax points in letteratura, per scarti pesanti di realizzazioni, non certo per il passaggio del tempo, perché è bello, è doveroso, è umanitario, è dignitoso migliorare se stessi. No, queste sono stupidaggini che illusorie, che non portano a nulla. Finché una persona, credo, finché io parlo per me, non ho capito che io sono così e la mia unicità e la mia bellezza viene proprio dall'essere così, con i miei periodi da tutta da ginnastica, i miei periodi da non scapigliata, insomma, sono quello che mi rendono unica, e sono quello che possono elicitare negli altri un sentimento compassionevole, perché altrimenti che cos'altro resta da fare? Che cosa resta da fare se non, e siamo tutti d'accordo qui, credo, in questo ambiente, l'imposizione di quello, tutto quello di cui parlava in introduzione il nostro moderatore. Oppure al contrario, in altri ambienti la messa fuori dalle mura, dentro le mura, ma fuori, insomma, dal consorzio umano, della follia vissuta solo come abbasso la follia, come la follia è pericolosa. Non c'è differenza, a mio modo di vedere, dall'esaltazione della follia come un qualcosa di bello e creatore, perché così quando uno sta male, basta. Io ricordo una presentazione in cui lì nell'angolo ci stava una persona e dice: ok, tante belle parole, ci stavamo io e uno psicanalista che mi accompagnava, e che tra l'altro è anche l'autore della prefazione di cui hai letto un passo, Pietro Barbetta. E stavamo lì noi a raccontare tante cose, e questa persona diceva: ma a me non me ne frega un cazzo, io sto male. Al che mi sono fermata e ho detto: io veramente di che cosa stiamo parlando? E non sapevo che rispondere, ho lasciato il dottor Barbetta parlare, che insomma era molto più bravo di me. E quindi di questi due lati della medaglia, l'elevazione della follia, orgoglio, o la sua demonizzazione, quindi esclusione, quindi il trattamento della persona come capro espiatorio è quello, insomma, quello che viene additato arbitrariamente da tutti quanti per poter sollevare da tutti la responsabilità di un qualcosa di brutto. Sono esattamente speculari e sono la stessa cosa, e non portano, credo, a nessun miglioramento, e lo vediamo, perché quando la famosa ragazza di cui parlo, cognata, viene diagnosticata come schizofrenica, e la rincontro, non è nel libro questa parte, ve la sto raccontando ora, e la rincontro a 60 anni e insomma sono cambiati i metodi, ma non è cambiata la sostanza, è cambiata la forma, ma null'altro, perché come scrivo, e permettetemi di citarmi, il paziente, prima il paziente era rinchiuso in manicomio, ora il manicomio è rinchiuso nel paziente attraverso i farmaci, ma così poco, molto è cambiato, ma vogliamo mirare sempre al meglio, poco è cambiato guardando in alto. E quindi l'importanza della memoria di cui parlavo, per cui mi misi a prendere gli appunti, questa memoria attiva, non ricordo più chi, forse qualche filosofo, sono sempre filosofi francesi di cui non ricordo mai i nomi, Ricoeur forse, così chiamò oblio passivo. Adesso qua non ci interessa la differenza tra memoria passiva e oblio passivo, ma sono quelli, insomma, che rimangono fossilizzati in se stessi, che rimangono chiusi nella propria ragione inespugnabile. Il pazzo, qualcuno ha detto, che non è quello che non ha, che ha perso la ragione, al contrario è quello che ha solo una ragione e ha perso tutto il resto. Io mi ci vedo molto, vedo molta verità in questa, così, in questa considerazione, per cui
non potendo così non citare, anche visto che siamo in tema di citazioni, il precursore di qualsiasi memoriale autobiografico, Agostino di Ippona, con le famose confessioni. Lui diceva: ora purtroppo non ho quell'appunto, ma valutatemi per quello che sono, non per null'altro, a differenza delle altre famose confessioni di Rousseau, in cui ragazzi, va bene, io sono come sono, e poi c'aveva 8 figli abbandonati per strada, non so bene che cosa, però valutatemi per quello. No, la serietà è essere valutati per quello che si è, ma non perché si deve serietà a qualcuno, ma perché è veramente l'unica via, è l'unica strada di salvezza. Senza addentrarci in discorsi metafisici, ma anche rimanendo terra a terra, è l'unica possibilità di salvezza nel trovare il senso che si sposi con il proprio, in cui ci si sta dentro non tirati per i capelli, ma neanche invitati gentilmente, perché anche un invito gentile in qualcosa che anche una pianta messa in un angolo perché è bello lì assolato, potrebbe non essere quello giusto, potrebbe non essere quello di quella pianta, e quindi quello che vogliamo sta prima della decisione di mettere quella pianta in quel punto, anche se è un bel punto, sta nel capire che quella pianta e quella persona sono irripetibili e uniche nella loro disidratazione e nella loro rigogliosità. Altrimenti, non so, tutto il resto inizia, insomma, è passato solo un anno e mezzo, quindi magari sono uno che si stanca presto, però se no tutto il resto inizia a sembrarmi sempre così un ripetersi, un parlarsi tra come si dice in italiano? Tra persone che la pensano allo stesso modo, più o meno. Non che sia facile, però e non che dare il quello che è il meglio, il meno peggio sia un peccato. Così Simone Weil diceva: a volte è l'unica cosa che si può fare, dare il meno peggio. Anche nel mio libro così caratterizzo un personaggio per essere proprio per avere questa virtù del meno peggio degli altri, che per me significò la salvezza all'interno dell'SPDC, perché significò l'unica persona che così che si prendeva queste seggioline e si metteva lì con noi invece che barricarsi dietro l'ufficio dei medici o dietro la stanza degli infermieri. Quindi non che ovviamente sia nulla di male, a volte è l'unica cosa che è data all'umano fare, che insomma più che peccatori non siamo, e insomma anche quando vogliamo fare il bene a volte capita che non riusciamo a farlo e vogliamo fare quello che consideriamo il meno peggio. Quindi non so, concludendo, io sono molto felice che il tema sia stato e sarà nei giorni che proseguiranno centrati su questo concetto della recovery e sulla possibilità dello strumento narrativo come aiuto serio e preso in modo serio, e non come così come ho descritto, come una delle tante cose per un aiuto compassionevole e professionale e competente. Vi ringrazio tanto. Passo la parola.